Rotazione. Questo è il segreto. Un rotore di ferro avvolto da spire di rame, girando in un campo magnetico, produce corrente, prelevabile mediante spazzole da un collettore. Se al contrario la corrente viene addotta al rotore, esso inizia a girare. È il principio del motore elettrico. Ricercatori di tutto il mondo, verso la metà del XIX secolo, studiavano come dare attuazione pratica a questo principio. Tra di loro, il sudtirolese Johann Krafogl, che di simili rotori elettromagnetici ne costruì più d'uno. La potenza generata di 0,04 cavalli motore era modesta, ma la soluzione del problema era stata trovata. La casa natale di Krafogl si trova a Lana, nell'attuale residenza Rosengarten. Qui l'inventore vide la luce nel 1823. È un figlio della nostra comunità, ma ciò che ha inventato ha avuto effetti che sono andati ben oltre i confini del nostro comune. Suo padre era impiegato presso il tribunale distrettuale di Lana. Comunque perse molto presto entrambi i genitori e da orfano finì in casa di parenti, a Lagundo. Era appassionato di tecnologia e già da allievo della scuola dei Benedettini a Merano leggeva letteratura tecnica. Di notte osservava le stelle e pensava come risolvere problemi tecnici. Questo suo talento venne alla luce molto precocemente. Già verso il 1860, Krafogl iniziò gli esperimenti sulle sue macchine elettriche rotanti. Sapeva che anche l'americano Page, l'italiano Pacinotti e il tedesco Siemens stavano lavorando allo sviluppo di un motore elettrico. Il suo, con un coefficiente di resa del 20%, sarebbe stato all'epoca quello più efficiente. Ma poiché per paura di plagio non volle svelare il segreto del suo motore elettrico, pur venendo acclamato e premiato con una medaglia d'argento al merito all'Esposizione Universale di Parigi del 1867, la sua invenzione economicamente fu un fiasco. Semplicemente era poco tagliato per gli affari. Non era capace di piazzare le sue invenzioni. All'epoca, durante l'Esposizione Universale di Parigi, fu contattato da alcune persone che volevano acquistargli dei brevetti, ma non riuscì a imporsi. Non ci sapeva fare negli affari. Poco tagliato per gli affari, ma in compenso inventore fantasioso, che aveva intuito come si sarebbe evoluta la tecnica. «Un giorno già noi potremo vedere, diceva Krafogl, treni senza carbone e carrozze senza cavalli». E aveva ragione. In merito contribuì con una locomotiva ad aria compressa, impiegata dopo la sua morte nella costruzione di gallerie e impianti minerari. Il modello di questo veicolo ad aria compressa è esposto all'Arsenale di Innsbruck. Also bei uns hier im Museum im Zeughaus ist ja schon aufgrund der... Qui da noi nell'arsenale, in virtù delle sue invenzioni, si può ben dire che abbia trovato una dimora. Fin dall'inizio, il Ferdinandeum ha cercato di raccogliere e presentare invenzioni tecniche di provenienza tirolese, che hanno un eccezionale interesse anche dal punto di vista pedagogico-museale. Zu diesem Thema, zu den Tiroler Erfindern, sie stehen bei uns also schon museumspädagogisch gesehen sehr. Alla cerchia degli inventori tirolesi appartiene anche Jakob Eisendle, rappresentato nell'arsenale da un dispositivo di mappatura per rilievi topografici. Il contadino, meccanico inventore della Val di Fleres, contemporaneo di Krafogl, compensava la sua carenza di nozioni teoriche con uno spiccato senso pratico. Riuscì a ricostruire una macchina da cucire funzionante senza averne mai visto l'originale.
Quando si è direttamente confrontati con il lato pratico, si è orientati al pratico anche nel lavoro. C'è da dire che lavorando, Krafogl ha progressivamente acquisito anche conoscenze teoriche. Queste conoscenze teoriche costituirono la base di ulteriori invenzioni, delle quali però nessuna gli portò vantaggi economici. Né la pompa a mercurio, oggi esposta all'Università dei Gesuiti a Quito, in Ecuador, né un fucile a tiro rapido da 60 colpi al minuto gli fruttarono denaro. Di questo fucile a tiro rapido i militari non compresero l'effettivo potenziale, e cioè che il difetto di precisione veniva ampiamente compensato dalla, per l'allora, rapida successione dei colpi sparati. Dopo Lana, Imst e Innsbruck, l'inventore si insediò infine a Bressanone. Già malato, a partire dal 1877, si limitò alla riparazione o costruzione di apparecchi elettrici nella sua semplice officina. Spesso si accontentava di un po' di pane e un bicchiere di birra in tutto il giorno. Quando il nuovo seminario vescovile Vincentinum di Bressanone ebbe bisogno di strumenti didattici tecnici per le lezioni di fisica, intervenne Krafogl. Costruì induttori, dinamo, apparecchiature elettromagnetiche rotanti e altri apparati dimostrativi. Gli strumenti didattici di Krafogl andarono ad arricchire il laboratorio scolastico seminariale, dove sono tuttora usati nell'insegnamento. La nostra scuola dispone di una vasta collezione di strumenti fisici. Le apparecchiature sono vecchie, ma ancora perfettamente funzionanti. Noi le usiamo spesso a scopo dimostrativo con i nostri studenti. Il vantaggio di queste apparecchiature è che possono far vedere agli allievi in modo chiaro come si è evoluta la tecnica negli ultimi 200 anni. Quali delle nostre apparecchiature siano effettivamente di Krafogl è difficile stabilirlo, dato che non tutte sono contrassegnate. Alcune sono solo presumibilmente opera sua. Non tutto quello che porta la scritta Krafogl è sicuramente dell'inventore, poiché anche suo nipote Josef ha lavorato per il Vincentinum. Bisognerebbe fare un inventario scientifico di quanto ha lasciato, e altrettanto opportuna sarebbe una distinzione tra invenzione e realtà nella descrizione della sua carriera di inventore. In generale succede che nel caso di persone dotate di una certa genialità vengano inventate su di loro a posteriori anche delle storie non del tutto scientificamente documentabili. Certo è invece che Johann Krafogl morì all'età di 65 anni a Bressanone e che solo pochi amici ne seguirono il feretro al cimitero, dove il coinventore del motore elettrico è ricordato da una targa commemorativa. Thank you.